Mister, l'abbiamo visto un po' contrariato dopo la fine della partita, voleva questa vittoria nel finale forse più a livello personale che a livello per la squadra. No, no, a livello personale, a livello di squadra. Cioè, quando hai 8 occasioni così limpide per fare gol, devi fare. Tu devi cercare di chiudere queste partite. Abbiamo sofferto un po' il primo tempo perché loro avevano un po' più di rabbia di noi, siamo entrati nel secondo tempo con i cambi che ho fatto, molto bene. Penso che se non abbiamo vinto questa partita è la specchio proprio di tutta la stagione. Molte, abbiamo preso una traversa alla fine, una gran parata del loro portiere. 4 volte 5 contro 1 non siamo riusciti a fare gol, quindi è questo. Però bisogna dare merito che hanno onorato questo sport, hanno fatto bene. Mi spiace per il Livorno, ma io ho detto che tutte le partite dovremmo giocare per vincere. Oggi la mia squadra ha dato il massimo e si è visto, ha fatto una buona partita. Parigini non al meglio, insomma, non ha trovato il ritmo partita, l'impatto sulla gara, e forse anche un po' Molina il primo tempo ha sofferto qua, sulla destra. Per il resto la squadra mi sembra che sia stata abbastanza equilibrata. Ma anche Drolè secondo me non è entrato in partita, e quindi quando vi dico che i giocatori non sono recuperati quando fanno un allenamento e basta, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, e quindi questo. Però questa squadra ha dimostrato anche oggi di avere la sua identità, la sua voglia. Quando ci siamo allenati per la qualche volta, almeno in 16, abbiamo dimostrato di avere anche una buona condizione, perché siamo usciti molto in crescendo. Dispiace, però la stagione continua, ci sono queste due partite, dobbiamo chiuderle nei migliori dei modi e poi dopo si faranno le somme. Però io oggi ho visto una squadra che ha voglia di onorare ancora questa partita, rispettati i tifosi, perché quando sono venuti così tanti bisogna ringraziarli, bisogna onorarli. Chiaro che tutti volevamo una vittoria, perché ce la meritavamo, perché secondo me secondo tempo l'abbiamo messi molto sotto. Grazie mister.